Oggi andremo a vedere come una patologia come la leucemia mieloide cronica, quindi caratterizzata da una cronicità, vada a incidere sugli aspetti identitari delle persone, dei pazienti, come possa generare un disagio psicologico e delle emozioni negative ad esse connesse che non hanno una predisposizione generalmente psicopatologica. Questo fa sì che ci sia la necessità di un intervento psicologico per favorire un adattamento attivo e consapevole alla condizione di malattia. Questo perché poi dopo, appunto, secondo un approccio olistico multidisciplinare, favorisce il paziente nella gestione della patologia e ha a cascata degli effetti su quella che è l'aderenza alle terapie e l'evoluzione poi dopo della patologia. La mia attività ha proprio questo scopo, quello di andare a conciliare la cura medica a quella psicologica, o meglio, la cura psicologica a quella medica, e a partire dagli anni 50 l'Organizzazione Mondiale della Salute definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste solo in un'assenza di malattia o infermità. Quindi il focus non è più la patologia, ma il benessere, che tiene conto di tutte queste dimensioni e dunque dell'esperienza soggettiva che la persona fa della propria patologia. Fino ad allora il modello di cura gold standard era un modello biomedico che vedeva la patologia come l'esito di un allontanamento delle variabili biologiche dalla norma, poneva al focus della propria attenzione la patologia, questo conseguentemente creava un dualismo fra la mente e il corpo, che venivano viste come due entità separate, non comunicanti fra loro e quindi che non avevano un'influenza reciproca. Ciò porta a una parcellizzazione, una disumanizzazione, un'ipermedicalizzazione delle cure che non sono utili in un'ottica di promozione, mantenimento e prevenzione dello stato di salute. Nel 77 Engel, che è questo psicologo psichiatrico, psichiatra, introduce il modello biopsicosociale. Cos'è il modello biopsicosociale? È il tentativo di superare il riduzionismo di questo modello, del precedente modello biomedico, che vede la patologia come l'esito dell'interazione tra variabili biologiche, psicologiche e sociali. Le variabili biologiche, quindi i fattori organici, rimangono fattori fondamentali e prescindibili all'interno del processo di cura, ma la salute non si esaurisce nella patologia. Quindi viene posta attenzione all'esperienza di vita soggettiva della malattia, il significato che la persona dà alla malattia. È un modello patient-centered, quindi la persona viene posta al centro dell'attenzione dell'equipe, del processo di cura e assume un ruolo attivo, non è più in una posizione passiva che aderisce passivamente alle terapie. L'obiettivo non è più quello di curare la patologia, ma di prendersi cura della persona, quindi andando a valorizzare appunto l'esperienza soggettiva, il vissuto che la persona ha della patologia. La malattia cronica. La malattia cronica è una malattia che perdura nel tempo, è caratterizzata quindi da pervasività e continuità, e ciò va a inficiare quella che è l'assetto identitario della persona. Noi definiamo l'identità come il senso generale di continuità di noi stessi nel tempo e nello spazio. Nel momento in cui una patologia irrompe all'interno della vita di una persona, si è proprio noiata una frattura fra dell'immagine di sé precedente, antecedente alla malattia, alla diagnosi, con la realtà attuale. Questo comporta la necessità di un processo di adattamento attivo e consapevole da parte del paziente e per far sì che ciò avvenga è necessaria una buona alleanza con i sanitari, una buona comunicazione, perché si è visto nel tempo come una relazione terapeutica che mantiene le caratteristiche di una relazione professionale, ma dove la persona si sente accolta in tutti i suoi bisogni, fa sì che vi siano degli effetti positivi in termini di aderenza, di gestione autonoma della malattia e dunque poi in quella che sarà l'evoluzione della patologia, il supporto dei caregivers, quindi dei familiari e della rete sociale prossima.
la patologia, le malattie croniche, quindi inducono sia dei cambiamenti biologici, organici, fisici, ma anche proprio a livello psicologico. Ci sono dei cambiamenti di ruolo, ci possono essere delle attività lavorative che vengono a interrompersi. Dunque, la persona poi si trova a ricreare un equilibrio identitario che può portare dei cambiamenti che includono la percezione di una perdita di controllo in funzione proprio di quell'imprevedibilità di cui si parlava prima, della gestione dei sintomi, e questo conseguentemente porta a una diminuzione del senso di autoefficacia e competenza e dunque anche nell'autostima della persona. Vi è una frattura nel senso di continuità identitario e anche i cambiamenti dell'immagine corporea hanno un loro impatto poi dopo sull'aspetto identitario, perché alla fine noi ci presentiamo con il nostro corpo, 70-80% di quello che noi comunichiamo lo comunichiamo attraverso il nostro corpo, pertanto cambiamenti a livello identitario corporeo hanno influenza poi dopo su tutto l'assetto identitario globale della persona. I fattori che incidono in termini appunto di aderenza alle cure, di gestione della patologia, di evoluzione risposta ai trattamenti, sono la rappresentazione e il vissuto di malattia che la persona ha, quindi come la persona sente e vede la patologia, le risorse e motivazioni soggettive, che sono risorse e motivazioni intrinseche, quindi che arrivano dalla persona e non motivazioni dall'ambiente circostante, il disagio psicologico, ad esempio ansia e depressione e relazionale, che come dicevo prima sono secondari alla malattia. A ciò si collega stati di stress ed emozioni negative, e la comunicazione e la relazione con gli operatori caregivers hanno appunto un ruolo fondamentale. La diagnosi oncomatologica, adesso entriamo un pochino più nel merito anche della leucemia mieloide cronica, possiamo definirlo come un evento traumatico, interrompe, perché irrompe in modo brusco all'interno della vita delle persone, va al momento della comunicazione diagnostica a destabilizzare tutto l'equilibrio precedente, la persona ha la sensazione che i propri progetti, le proprie aspettative, i propri desideri subiscano un'interruzione che sarà immodificabile, e quindi vi è il vissuto di una, vi è la percezione di una minaccia incombente e che non ha una risoluzione alla propria incolumità. Poi dopo appunto nella fase successiva all'evento traumatico, che è proprio quella comunicazione, si riesce a ristabilire quell'equilibrio, ma questi sono i vissuti iniziali. Il disagio appunto è dettato dalla condizione di crisi, di cambiamento, la persona si sente sopraffatta inizialmente rispetto a qualcosa che sente cedere le proprie risorse e può generare vissuti di incredulità e senso di colpa per eventuali ritardi, perché spesso magari esprisce stati di stanchezza, maggiore fiacchezza, sudorazioni notturne, ma perdita di peso che però associa a momenti di vita stressanti, lavorativi, familiari, per cui non pensa che possano essere connessi a qualcos'altro. Nel momento in cui arriva la diagnosi, incominciano a inserirsi questo rimuginio del pensiero, il colpevolizzarsi per non essere andato prima dal medico di base, ad esempio. Conseguentemente l'impotenza che questo genera e una difficoltà a integrare cognitivamente ed emotivamente la malattia. Questo perché noi adulti funzioniamo un po' come i bambini quando non capiamo qualcosa. Abbiamo bisogno di un oggetto, un percetto visivo che ci permetta di visualizzare dentro di noi quello che ci stanno spiegando. Nelle patologie oncoematologiche, quando i medici parlano di emocromo, emoglobina, globuli rossi, globuli piastrine, la persona fa fatica a immaginarsi di rispetto ad altre parti del corpo e quindi non riesce nemmeno a localizzarla nel proprio corpo. Ha una percezione di pervasività rispetto magari a una patologia localizzata e questo va a inficiare inizialmente l'adattamento. E poi il timore di gravare sui familiari e la rete sociale prossima. Questo da un punto di vista emotivo, quindi il timore che i familiari soffrano
siano eccessivamente preoccupati o possano subire dei cambiamenti a livello di vita quotidiana, logistica, nell'assistenza al familiare. La reazione di risposta più comune è lo shock, che può generare sentimenti di incredulità, una sorta di anestesia affettiva oppure forti stati di angoscia. Kubler-Ross introduce il modello di risposta a quelle che vengono definite le bad news in ambito medico. Identifica queste cinque fasi. La fase della negazione e del rifiuto è una fase che tutti noi nella nostra vita sperimentiamo e tendenzialmente quando qualcuno ci dice qualcosa che genera molta sofferenza e dolore, la prima risposta è non è vero, non è possibile, non sta accadendo, c'è un errore. Questo è un meccanismo difensivo che ci permette di gestire il dolore, di adattarci pian piano a quella che è la realtà reale e è una fase difensiva funzionale se transitoria. Se la negazione perdura, questo va a inficiare lo stato di adattabilità. Successivamente ci può essere la rabbia. La rabbia nei confronti della malattia, di come essa va a ostacolare i progetti di vita, le aspettative e i desideri che dicevamo prima. La rabbia è un'emozione che non ci piace, ci fa stare male anche fisicamente e se la rabbia viene generata da un interlocutore, noi ci arrabbiamo col nostro interlocutore. In questo caso non ci si può arrabbiare con qualcuno. Non ci fa sentire bene, perché anche a livello fisico la rabbia ci dà delle sensazioni corporee spiacevoli. E cosa accade? Che può essere esternalizzata. Esternalizzata significa mettere quella rabbia, direzionarla verso qualcuno. Tendenzialmente quello che può accadere è che la rabbia venga direzionata verso qualcuno che però non ce l'ha scatenata, quindi i familiari, gli amici, i medici, gli operatori sanitari. A questa fase segue la fase della contrattazione. Contrattazione cosa si intende? Che il paziente incomincia a contrattare il proprio stato di salute con delle condotte morali, etiche, religiose, di comportamento salutare. Se guarisco smetterò di fumare, se la malattia non evolve farò beneficenza. Quindi una serie di credenze affinché si possa tenere a bada in qualche modo, la percezione, il tentativo è quello di tenere a bada, di avere controllo su quella che è la patologia. Poi vi è la fase depressiva, che non è la depressione in senso psicopatologico e clinico, ma una vasta gamma di sentimenti negativi rispetto a quelle che sono le perdite che la persona affetta da una patologia ha subito o sta per subire. Quindi un senso è una deflessione del tono dell'umore, un eccesso di preoccupazioni, ma è anche una fase molto importante perché questo incomincia ad avvicinare all'accettazione, perché il paziente non nega più quella che è la realtà attuale, non l'ha più sostituita con la realtà preferita, si rende conto che sta subendo delle perdite e questo apre la strada poi alla fase finale, che è la fase dell'accettazione, dove il dolore e la sofferenza permangono in intensità minore e la persona smette, il paziente smette di lottare contro qualcosa che non è più modificabile, accetta quello stato e cerca di trovare delle strategie attraverso quello che appunto è l'adattamento, che è questo processo di rielaborazione progressivo. Le patologie vanno a impattare sulla dimensione fisica della vita della persona, quindi con dei sintomi dal punto di vista fisico, ci può essere l'esperienza di dolore, un calo della performance, ad esempio sportiva, esistenziale, viene ridimensionato il senso e il significato, l'attribuzione che la persona dà alla propria vita. A livello sociale possono cambiare i ruoli all'interno delle aree sociali in cui la persona è inserita, quindi dal punto di vista professionale, affettiva per quanto riguarda le relazioni familiari e anche il desiderio sessuale può cambiare, perciò questo può anche andare a inficiare sulla relazione sentimentale e poi a livello comportamentale per quanto riguarda il set di scelte e comportamenti. L'intervento psicologico in questo ambito è un intervento che ha una sua specificità perché non è rivolto a delle persone, dei pazienti che hanno una condizione psicopatologica primaria. Ma il disagio psicologico che la persona esperisce è secondario alla patologia organica.
divengono fondamentali il concetto di crisi, che appunto è il momento di cambiamento dovuto a queste circostanze che oltrepassano la capacità dell'individuo di gestire la situazione. Il concetto di coping, che con coping noi facciamo riferimento alle strategie di adattamento che la persona sviluppa per gestire o diminuire l'impatto di un evento minaccioso in termini di benessere fisico e psichico, e poi c'è l'adattamento psicologico plurifattoriale che convoglia al suo interno più fattori, fattori connessi all'individuo, alla soggettività della persona, quindi strettamente personologici, fattori connessi all'ambiente familiare, sociale attorno, e poi il fattore connesso appunto all'equipe medico-sanitaria. L'adattamento possiamo vederlo come un continuum. A quei estremi sono il diniego e l'accettazione. Il diniego non è la negazione di cui si parlava prima. Il diniego è quella condizione in cui la negazione perdura nel tempo. Quindi non vi è stata un'evoluzione, non è una fase transitoria, ma è qualcosa che rimane costante e quindi va a inficiare poi dopo l'accettazione e l'adattamento. Lungo questo continuum hanno rilevanza le informazioni ricevute, quindi la qualità, la quantità anche delle informazioni ricevute. Questo poiché, ad esempio, al momento della diagnosi, spesso l'esperienza è quella di blackout, come se il cervello si spegnesse e la persona recepisce solo poche informazioni. Quindi sono delle informazioni che dovranno essere riprese con anche una quantità adeguata a quello che è il grado di comprensione del paziente, in virtù di quello che ci dicevamo prima, perché non tutti svolgono delle professioni sanitarie e non riescono a comprendere quello che viene detto. Ci vuole del tempo per riuscire a metabolizzare e digerire certi contenuti. E poi lo stile di vita e le caratteristiche personologiche della persona hanno sicuramente un impatto su quello che è poi dopo la fase di accettazione, dunque l'adattamento. Pertanto, l'adattamento ha lo scopo di preservare l'integrità fisica, psichica del paziente. È un processo attivo, progressivo di rielaborazione che consente di affrontare appunto quegli elementi che sono reversibili, accettare quelli che non sono modificabili, e è costituito da quelle reazioni cognitive, emotive, comportamentali di cui si parlava prima. Lo scopo dell'intervento è quello di sostenere il paziente, non ci sostituiamo all'adattamento, ma aiutiamo la persona ad attingere a quelle che sono le strategie funzionali più attinenti anche alle caratteristiche personologiche della persona, perché se una persona è più portata a risolvere le problematiche in modo pratico, concreto, avrà bisogno di quel tipo di sostegno, di aiuto. Se invece è una persona che tende maggiormente all'elaborazione, all'attribuzione, all'astrazione, verrà aiutata a rielaborare, a risignificare e anche a favorire una maggiore fluidità del pensiero, perché talvolta il pensiero diviene circolare, stagnante e quindi vi è la necessità di vedere una prospettiva differente. Favorire appunto le strategie di coping funzionali, che consentono di gestire i vissuti interni, le emozioni, di regolare quelle emozioni spiacevoli che si possono esperire, e lo scopo è quello di garantire una buona qualità di vita del paziente.